Un saluto a tutti gli amici appassionati di motociclismo al Trofeo Italia Motorrad Cup organizzato dall'MC Racing di Terni e patrocinato dal BMW Motorrad Roma. Ha fatto tappa all'Autodromo Internazionale del Mugello per il secondo round stagionale. Griglia piena, 10 giri infuocati, asfalto umido, 180 cavalli da gestire con estrema cautela. Queste le premesse di questo secondo round che ha visto Massimiliano Troiani, numero 25, team Colatosti Corse di Napoli, ritrovare quella positiva combinazione di variabili che oltre alla bravura permette ad un pilota di conquistare la vittoria. Insomma, Massimiliano, qui le condizioni del meteo sono cambiate radicalmente tra venerdì e sabato. Le peggiori condizioni proprio. Sì, esatto, le peggiori condizioni. Insomma, qui l'asfalto non è bagnato, è umido. Bagnato e mezzo umido. Vediamo, tanto quando è così è un turno all'otto. Speriamo di divertirci e basta, dai. Bocca al lupo. L'importante è quello, credi, grazie. Ciao. Una vittoria giunta dopo un duello all'ultimo metro con Alessandro Simoneschi, numero 6, team TSC Racing di Roma. Una splendida battaglia, veramente, terminata a favore del primo per soli 132 millesimi di vantaggio sulla linea del traguardo. Alessandro Simoneschi al via non è partito benissimo, tanto da transitare sul traguardo alla chiusura del primo giro in terza posizione, ma poi, trovata la giusta concentrazione e il giusto feeling con il mezzo, ha cominciato a risalire la china, superando già nel corso del secondo passaggio Traini e Scalzone e attestandosi alle spalle di Massimiliano Troiani. Termina la gara ovviamente con 132 millesimi di distacco dal primo e in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio sale Luigi Scalzone, numero 116, alfiere del team FP Evolution di Casal di Principe, che partito con il terzo tempo dalla prima fila ha condotto il primo giro per poi perdere via via posizioni. Un problema all'anteriore rendeva inguidabile la sua S1000RR. Massimo Bottari, numero 127, team Rosmas Racing, sale sul quarto gradino del podio e si toglie la soddisfazione di aver fatto segnare il secondo miglior tempo della gara di soli 24 centesimi più alto del giro veloce di Simoneschi. Michele Stabile, numero 129, team Centro Moto Rapallo, chiude quinto. Il pilota toscano ha patito una sfortunata serie di problemi meccanici nel periodo di preparazione alla gara che hanno pesato emotivamente nel rapporto simbiotico che deve nascere obbligatoriamente tra la moto e il proprio pilota. Per rivedere la Motorrad Cup con le sue S1000RR e le HP4 in pista dovremo aspettare il prossimo 13 luglio a Vallelunga in occasione del terzo round del Trofeo Italia. Tutte le info sono reperibili su www.trofeoitalia.it o su www.mcracingterni.it.